Questa è una Fiat 509 carrozzata Wayman. La Fiat 509 è stata costruita da 1923-24 fino al 1928-29 in diversi tipi di carrozzeria. Questa è una carrozzeria chiusa, la facevano in Francia, perché di queste macchine che venivano comprate chiaramente da persone facoltose, molte volte veniva venduto l'autotelaio nudo e dopo chi acquistava queste macchine la carrozzava come meglio credeva. Poteva essere carrozzata cabriolet, poteva essere carrozzata spider, cioè c'erano due tipi, o torpedo che aveva quattro posti oppure spider con due posti più il posto della suocera. Ma molte sono state vendute solo con lo chassis nudo, come questa, che è stata carrozzata dalla carrozzeria Wayman e dietro nel baule, che era in pelle, aveva un baule in pelle dietro aggiuntivo, che era un accessorio, c'è ancora la targhetta che c'è scritto Montpellier. La vettura di cilindrata è circa 1000 centimetri cubici e un motore 4 cilindri. A questa aveva l'avviamento sia a manovella sia con il motorino di avviamento. Era una macchina, diciamo, molto semplice. Molte parti erano in legno. Se viene, diciamo, tolto il muso, diciamo, l'abitacolo sembra una carrozza di cavalli, perché si ispiravano alle carrozze dei cavalli, perché praticamente sono le prime vetture dopo che c'erano le dirigenze, che c'erano, capito, le carrozze proprio. Questa c'è ancora la sua trombetta originale. Ho trovato questa vettura a Siena, l'ho acquistata da un signore che era dentro un palazzo abbandonata lì da tantissimi anni. È un bel conservato. Secondo me non va toccata perché è una vettura molto, molto ben conservata, anche se ha i difetti, ma è una vettura che ha un secolo, dunque non si può pretendere che la macchina sia perfetta, perché se la macchina ha un secolo, la macchina dei difetti ce l'ha. Il motore è semplicissimo, e qui c'è il serbatoio con il tappo di ottone e la benzina andava per caduta, non ha una pompa della benzina. È molto semplice. I freni sono con delle bacchette di ferro, praticamente come quelle la Vespa a bacchetta, le prime Vespe, che viene pigiato il pedale e viene tirata questa bacchetta. Molto, molto, molto semplice. Chiaramente la macchina non aveva prestazioni elevate perché altrimenti, diciamo, sarebbe stata pericolosa. Perché anche l'impianto, diciamo, dei fanali, di notte si vede pochissimo. In più venivano quasi tutte vendute a guida a destra per vedere di notte i pedoni, perché c'erano molte persone a piedi lungo le strade o in bicicletta e avendo fanali molto carenti, non si vedevano di notte, mentre con la guida destra erano molto ben più visibili. Questa è una carrozzeria chiusa a 5 posti, con praticamente la struttura quasi tutta in legno e ricoperta con pelle vinile. Qui ha un solo tergicristallo. C'era una piccola visiera per via che l'acqua, cioè, proprio non venisse sopra il vetro, e il vetro era apribile in parte per l'aerazione della macchina, perché chiaramente non ha un riscaldamento o altre cose, perché è semplicissimo. Anche la pedana qua è in legno, gli sportelli sono quattro. È praticamente la vettura prima che venisse introdotta la baliglia nel 1932. Questa praticamente negli anni 20
ne sono state vendute molte, perché poi c'erano anche tipo camioncino, ma soprattutto c'erano chiuse, spider o torpedo. La macchina è molto, molto semplice, come ho detto prima, anche da riparare, perché dentro il cofano, diciamo, ci si entra tranquillamente anche dentro con la testa, perché non ha molte cose dentro. Questo è un bel conservato e va mantenuto così, perché è praticamente tutta originale. È stato rifatto qualcosa nel corso degli anni, ma va considerato che la vettura ha un secolo di vita.